Siamo da BMW perché ha portato, come vi avevo già anticipato, a parte un aggiornamento della S1000 XR, ha portato anche il nuovo motore 850, è stato portato a 900, il motore che produce l'Hongqin, quello montato sulle F850 GS. Ora è diventato 900, 895 per la precisione, ha 105 cavalli, un centinaio di newton metro di coppia, bicilindrico parallelo solito. E è arrivata questa nuova, questa è la versione naked, ovvero la F900R. In questo caso non abbiamo le forcelle regolabili, abbiamo freni Brembo, fari full LED. Chissà se BMW con questa riuscirà a contenere il prezzo come faceva con la precedente o se sparerà comunque dei valori fuori dal normale. Vediamo, questa è in colorazione blu, la colorazione nera e la rossa spettacolare che ha il faro acceso. Ci tengo a farvela vedere perché ha il dettaglio del faro con la R accesa, che è molto molto particolare, molto molto bello. Display TFT, per quello è una bella naked. Mi lascia un po' perplesso le sospensioni non regolabili, ma sicuramente ci sarà l'ESA di BMW come optional. Dopo è arrivato il vediamo qui un attimo che faccio una foto, ok, l'aggiornamento della questo qui S1000 XR, che ha guadagnato qualche cavallo, si sale fino a quota 165 cavalli e però ha perso 10 kg rispetto al passato. La vediamo qui in colorazione grigia, guardate che bello il dettaglio del logo sul musetto. Questo è l'anello di congiunzione tra una super sportiva e un enduro stradale, quindi 17 anteriore, come anche le XR piccole che vedremo dopo. Tutta l'elettronica di bordo ovviamente di BMW, sospensioni elettroniche, vediamo lì le sospensioni col comando elettronico. Scusa, non ha bisogno di presentazioni, 165 cavalli. Mentre invece qua vediamo la F900 XR, cioè la appunto versione col nuovo motore 900 in declinazione XR, in declinazione stradale. Al posteriore ricorda molto, è praticamente uguale alla versione naked che vi ho appena fatto vedere, vediamola così, mentre all'anteriore guadagna questo gioco di carenatura, sembrano quasi delle alette, e il cupolino regolabile su varie posizioni. Il musetto è molto bello, molto molto bello. In foto non rende veramente, dal vivo è molto carina, è molto compatta la moto, molto leggera, sembra molto leggera dopo non avendola provata, circa da 17. Questa potrebbe essere una bella media, 105 cavalli, se una ciclistica giusta è un prezzo interessante. Guardate questa colorazione che forse rende di più, guardate com'è sportivo quel musetto. Ovviamente BMW come solito si distingue per tutti gli optional del mondo, quindi sospensioni elettroniche, ESA, poi connettività connettivata Bluetooth, cellulare eccetera, però quello fa parte del mondo BMW. Vedremo i prezzi, per ora io ti saluto e ti rimando a un prossimo video. Ciao!